Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Perdonate, come vi sto dicendo in questi giorni, la voce sto ancora mezza malaticcia, quindi prendetemi così come sono. Idem per quanto riguarda i capelli, l'aspetto, sono stata fuori tutto il giorno, sono tornata adesso. Ho un po' di tempo libero prima di riuscire di nuovo, quindi eccomi qua. Oggi sono qui come sempre in ritardo rispetto alla data in cui dovrei girare e soprattutto caricare questo video, ma visto che non vorrei saltare nessuno, lo faccio anche se in ritardo, però sapete quello che sto passando, diciamo così, in questo cambiamento. E quindi eccoci qui, in ritardo, ma ci siamo. E siamo appunto qui con i preferiti del mese di dicembre. Siamo passati finalmente al 2018. Il 2017 è stato un anno, almeno per quanto mi riguarda, pieno di cose, cioè ho fatto un sacco di cose e soprattutto è stato un anno per me stessa. Diciamo, mi sono presa un po' una pausa dal mondo in generale e ho preso la patente, mi sono operata, mi sono diplomata, insomma, ho fatto un sacco di cose belle e importanti. Se questo è il primo video che vedete del mio canale e non sapete di cosa sto parlando, andatevi a fare un giro, così scoprirete un po' di cosettine, insomma, su di me. E iniziamo subito con le canzoni preferite del mese. Ho scaricato un bel po' di canzoni, in realtà la maggior parte sono della serie TV Glee, perché se mi seguite su Instagram lo sapete, sto praticamente rifacendo tutta una maratona delle 6 stagioni, sì, sono 6, e mi sono innamorata, anzi rinnamorata, di un sacco di canzoni, quindi me le sono scaricate. Quella che mi piace di più, ci sto andando in fissa, in realtà è la canzone, poi ho scoperto essere di un musical che si chiama Witch, è famosissimo, iper famoso, e questa canzone appunto fa parte di questo musical. E la canzone in questione si chiama Defying Gravity ed è cantata da Rachel Eckhart, appunto di questa serie. Se non avete mai visto Glee, tra l'altro, cioè, andatela a recuperare, io piango una volta sì e l'altra pure. Cioè, ogni volta che la sento, soprattutto se sto in giro a camminare, mi sento dentro una puntata di Glee ed è stranissima come sensazione. Un'altra sempre di Glee, però questa, diciamo, è una canzone originale che è stata cantata da Lea Michele. La canzone si chiama Get It Right ed è bellissima. Canzone che in realtà è uscita da un po', io non l'avevo ancora ascoltata bene, è di Shade e la canzone si chiama Irraggiungibile, quella con Federica Carta. Ma quanto mi piace mimarvi quello che dicono le canzoni, è fantastico. Fatemelo fare. Ultima canzone è di Niall Horan e vi ricorda qualcosa? Sì, proprio lui. E la canzone si chiama Too Much to Ask. Le sue canzoni del nuovo album mi fanno impazzire. Poi passiamo a film e telefilm del mese. Per quanto riguarda i film, logicamente, essendo stata per la maggior parte del tempo a casa, soprattutto perché sono stata male anche, ho visto tantissimi film. Non tanto al cinema perché non ci sono andata tantissimo. Uno di quelli che ho visto si chiama Sydney White, Biancaneve al College, che è un film molto molto carino, classico americano, di quelli, sapete, io vado al liceo, anzi al college, scusate, molto
adolescenziale, come vi dico sempre, uno degli aggettivi che do sempre ai film che guardo, perché è vero. Però è fatto in maniera molto carina, quindi ve lo consiglio. Poi ho visto 17 anni e come uscirne vivi con Hailee Steinfeld, che mi piace tantissimo. Sapete che ha recitato anche in Pitch Perfect, tra l'altro tra poco uscirà il terzo film, quindi non vedo l'ora. E questo film mi è piaciuto tantissimo, è molto ironico e anche molto autoironico, se vogliamo dirla così, e mi è piaciuto molto. Poi ho visto Poveri ma ricchissimi, questo uno di quelli che ho visto al cinema. Rispetto al primo, questa è una cagata, cioè no, non serviva un continuo per questo film, sinceramente. Questo è stato lo sbaglio, però vabbè, carino, sì, ok. E quello che mi è piaciuto più di tutte è un film in realtà originale Netflix, quindi sicuramente non tutti l'avranno visto, non tutti l'avranno sentito, però sta spopolando abbastanza perché è bellissimo. Io soprattutto, essendo diciamo del settore trucco, ok, sono rimasta estasiata dal lavoro che è stato fatto sul trucco in questo film. A parte la quantità di persone, immagino, da truccare sia stata immensa, perché non dico tutti, ma la maggior parte hanno qualcosa da appiccicare, qualche trucco da fare. E per chi ha visto il film sa di cosa parlo, perché ci sono orchi, fate, elfi, persone normali, però parla di queste cose in chiave molto moderna. Strano rispetto ai film fantasy che siamo abituati a vedere, però è fatto benissimo. Alcuni pezzi sono un po' tipo cosa sta succedendo? Aspetta un attimo, non te lo fanno capire bene, però visto che so ci sarà un continuo per certo, spero appunto risolvano un po' questo fatto, perché potrebbe uscire davvero un capolavoro. E il film, io vi sto parlando, non vi ho detto che film è, si chiama Bright. Per quanto riguarda i telefilm, ne ho iniziato uno nuovo che si chiama Runaways, che è un telefilm della Marvel. Sinceramente sono a metà della prima stagione, perché è uscito l'anno scorso, quindi è proprio recente come serie. Ha un sacco di potenzialità, proprio detto sinceramente, però non le sfruttano, e infatti risulta un sacco noiosa purtroppo. Però vabbè, ormai l'ho iniziata, quindi devo scoprire alla fine cosa succede, perché è abbastanza strana come serie, non si capisce bene il concetto sinceramente. Se l'avete vista fatemi sapere voi cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, perché io appunto ancora non ho capito dove categorizzarlo, no? Non so se è un fantasy, se è un thriller, se è un qualcosa di strano, non lo so. Poi appunto mi sono riguardata Glee e ho anche iniziato un'altra serie che si chiama DC Legends of Tomorrow. Penso sia stato fatto dagli stessi creatori di Supergirl, The Flash, di Arrow, e quindi sapevo che mi sarebbe piaciuto come concetto, perché mi piacciono gli altri. Però questo è molto carino. Le prime puntate sono un po' ripetitive, arrivano in quel posto, succede quello e se ne vanno, risuccede un'altra volta così, quindi è un po' noiosetta. Però vi fa conoscere un sacco di personaggi nuovi, a me stanno piacendo tantissimo, soprattutto Ant-Girl e anche Boy, non so come si chiamano, comunque quelli con le ali, se avete presente. Mi piace tantissimo anche White Canary, Firestorm, il mio preferito da sempre, da quando vedevo Flash, quindi se mi è stata a capire bene, se no vi invito ad andarlo a vedere. Poi passiamo alle scarpe del mese. Logicamente io me le so comprate e io ve le faccio vedere. Sono loro, queste sono le Speed Trainer della Balenciaga. Sotto al video in cui vi ho fatto vedere che le andavo a comprare, siete stati abbastanza clementi, devo dire, in generale. Mi aspettavo peggio, perché comunque un paio di scarpe un po' particolare, soprattutto per il prezzo. Però mi sono arrivati soprattutto un sacco di commenti su come fai a spendere così tanto per un paio di scarpe che fondamentalmente non è fatto di nessun materiale in particolare, perché questo è tessuto elastico, questa è che è gomma. Alla fine è una scarpa abbastanza basica, paghi il marchio, questo lo so benissimo, però la volevo troppo. Io non mi impunto quasi mai su queste cose, però queste erano una cosa paradisiaca. Sia mi piacevano tantissimo esteticamente, ma più che altro la comodità. Sono le scarpe più comode del mondo, e voi direte il minimo visto il prezzo. Molte mi avete chiesto ma dove le hai prese. Io le ho prese alla boutique
Balenciaga della nuova rinascente a Roma. Poi unghie del mese, e questo mese vi stupirò perché per Capodanno sono andata a rifarmi le unghiette. Vi ho anche già messo una foto su Instagram, anzi se non mi seguite andatemi a seguire, perché ho deciso che ogni mese, ogni volta che vado a rifare il ritocco, metterò una foto su Instagram. L'avete salvata in tantissimi quella foto, adesso ve la vado a ritrovare e vediamo a quanto siamo arrivati. E l'ho fatto soprattutto perché anch'io in prima persona, quando devo andarmi a rifare le unghie, magari non ho tantissime idee di come farle, quindi magari postandovene alcune delle mie può esservi utile. Ecco qua, l'avete salvata in 654, quindi direi un bel numero. Erano circa 2 mesi forse, forse anche di più, non lo so, che non rifacevo il gel, perché ho fatto un attimo di break. Stavolta appunto le ho fatte quadrate, neanche abbastanza lunghe, perché non posso tenerle lunghe più di tanto, dato l'accademia, se no non riuscirei a muovermi. Qui ci ho messo tutti dei brillantini, brillantini sfumati, nero e brillantini, stanno a posto, insomma, vai sempre a colpo sicuro. Per quanto riguarda i prodotti beauty, partiamo da uno delle sopracciglia. Ultimamente mi stanno arrivando tantissime richieste per quanto riguarda le sopracciglia, bombardando di richieste, perché le vedete in qualche modo diverse. In realtà non ho cambiato tantissimo il metodo, ma il prodotto. Infatti non so se vi ricordate, in qualche vlog tipo vecchissimo avevo comprato da Beauty Bay il brow pot di Anastasia Beverly Hills, che sapete essere il mio preferito di sempre, e infatti così è stato. Appena l'ho ritoccato un attimo, gli altri proprio ciao. Io utilizzo la colorazione blonde, è un biondo abbastanza scuro, ve lo dico, perché non è di quei biondi poco scriventi. Io ne ho provati tantissimi, trovo sia uno dei pochi che non vira verso l'arancione, perché a volte con le colorazioni bionde c'è questo problema. Io però di base ho un biondo molto freddo, un biondo cenere, quindi con gli altri cozzava tantissimo. Questo è l'unico. È l'unico, in più si stende che è una meraviglia, si sfuma che è una meraviglia, ha una pigmentazione pazzesca. Il prezzo non ve lo so dire perché varia abbastanza. Io su Beauty Bay penso di averlo pagato sui $18, che in realtà è un prezzo più che abbordabile. Quindi se avete possibilità, se magari avete in procinto un viaggio soprattutto in America, se lo trovate provatelo. Tra l'altro piccolo trucchetto, ma per qualsiasi prodotto in crema, tenetelo sempre a testa in giù nel cassettino, così non vi si secca. Un altro dei miei prodotti top è stato questo. Anch'io sono rimasta abbastanza scioccata, perché non pensavo potesse piacermi così tanto. In realtà è diventato davvero una delle cose che sto utilizzando maggiormente, e me l'avete vista su nel video dei saldi. E sto parlando di questo gloss, che è effetto lip injection della Too Faced. Questo è il prodotto, come si presenta, e questa è la colorazione che io sto utilizzando maggiormente, che si chiama, vediamo se riesco a farvelo leggere, Spice Girl, e il colore si avvicina tantissimo a quello delle mie labbra, quindi dà proprio questo effetto glossato. Non lo utilizzo tanto per l'effetto lip injection, perché fortunatamente ho delle labbra abbastanza carnose di mio. In più devo essere sincera, l'effetto non lo noto poi così tanto, a parte che vi bruciano le labbra, ma mi piace proprio come gloss, perché non è di quelli troppo sticky, troppo appiccicosi, dura, perché dura. E cosa più importante, almeno per quanto mi riguarda, a volte con il gloss mi si va a creare una sorta di patina tra le labbra e il prodotto che ho sulle labbra, che è fastidiosissima, soprattutto nella parte laterale della bocca. Con questo non mi succede, non so se mi sono espressa bene, se capita anche a voi. Comunque questo prodotto mi piace un casino, dovrebbe costare, se non sbaglio, intorno ai 25 euro, che per un gloss è un prezzo abbastanza altino, però questo appunto ha questa funzione lip injection che potete anche evitare, insomma. L'effetto glossy non piace a tutte, però sta tornando tantissimo di moda. Io personalmente lo adoro. La cover del mese è forse quella del mese scorso, che ho preso su AliExpress, ed è fatta tipo in finta pelle, effetto pelle, con questi timbri, sembrano timbri a caldo di
topolino. La cosa che mi piace di più è che è nera, quindi la posso mettere su qualsiasi cosa, non mi dà fastidio. Però allo stesso tempo non è troppo seria, troppo dura, per ovvie ragioni, perché c'è topolino. Quindi probabile che questa sarà la cover anche del mese prossimo ancora. Per quanto riguarda la foto del mese, sono molto combattuta, perché una foto l'ho fatta proprio l'ultimo dell'anno, però mi piace tantissimo, mentre un'altra l'ho fatta a inizio di dicembre. Però penso vi metterò quella dell'inizio di dicembre, che tra l'altro vi è piaciuta tantissimo quando l'ho postata su Instagram. Ed è questa foto qui. La palette che avevo usato sugli occhi era la Different 2 di Mulac. In più quel giorno uno dei pochi in cui mi ero messa le lenti e le ciglia finte, quindi vi dico, selfie a go go. E questa foto, devo essere onesta, mi è uscita proprio bene. Non sembro neanche io a momenti. Gli eventi del mese adesso vediamo. Come sapete, io vi riporto sempre quello che mi scrivo sull'agenda del telefono, niente più, perché poi ho la memoria a breve termine, quindi non mi ricordo mai una mazza. L'8 di gennaio era festa e siamo andati in montagna, a casa in montagna. Il 13 c'è stato il compleanno di Desiree, che ha festeggiato 18 anni, quindi è molto importante. Il 19 sono andata a fare i capelli da Jordi e probabilmente è stato il giorno in cui sono tornata praticamente bionda. Il 24 e il 25, che ve lo dico, fa vigilia e Natale. Il 26 Santo Stefano, sono stati 3 giorni che ho passato di fuoco praticamente, perché pranzi, cene a go go, parenti, persone che non vedi mai a go go, quindi insomma penso su questo siamo tutti sulla stessa barca. Il 27 sono andata appunto a rifare le unghiette. Il 28 ho avuto un altro 18esimo di un'altra mia amica che si chiama Giorgia e che saluto. Il 29 siamo riandati a casa in montagna e poi appunto siamo stati 29, 30, 31, 1 e 2 e abbiamo festeggiato il Capodanno. È sempre un sacco bello festeggiare il Capodanno, soprattutto vedendo la neve allo stesso tempo, cioè è stato troppo troppo carino. Ultima domanda del tag: applicazione del mese. Penso stavolta vi dirò un'applicazione banale, ma che è stata fondamentale. In realtà lo è sempre, però questo mese più degli altri, perché col fatto che la gente era a casa per le vacanze, una cosa o un'altra, postava più Insta Stories e io adoro farmi i fatti degli altri, quindi l'applicazione del mese è Instagram. Strabanale perché la conoscerete tutti, però fondamentale perché quando non sai che fare, sei in giro, che vai a fare se non sbirciare qualcosa su Instagram? Quindi queste erano tutte le domande del tag di dicembre. Spero, come vi dico sempre, di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo. Se vi va, condividete qualcosa del mese che appunto ci siamo appena lasciati alle spalle con me qui sotto nei commentini. Detto questo, vi mando un grosso bacione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete e ci vediamo al prossimo video. Ciao!